È iniziato oggi a Firenze Pitti Uomo Estate, con l'inaugurazione nel Salone dei 500 in Palazzo Vecchio, alla presenza del Ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, del Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e del Sindaco Dario Nardella. Nell'occasione Bonisoli ha annunciato che per la prima volta verrà creato un ufficio, in termini tecnici un servizio, che si occuperà solamente di moda e design all'interno del MIBAC nell'ambito della riforma del Ministero. La moda italiana chiude il 2018 con un fatturato in crescita del 2,4% grazie soprattutto all'export, più 5%, mentre il mercato interno ha avuto una flessione del 4,8%. Intanto si apre la 96esima edizione della Kermesse, che detta lo stile della moda maschile per la prossima estate. 1220 marchi in esposizione alla Fortezza d'Abasso, di cui il 45% circa esteri e 230 tra rientri e nomi nuovi. Ci sono delle novità importanti da un punto di vista stilistico, Armani, tanto per dirne una? Lo stilismo, diciamo, che si rappresenta in tutte le varie sfaccettature della mostra. Armani ci fa molto piacere qui, ma come ci fa piacere Givenchy, ci fanno piacere MSGM, Marco De Vincenzo, Ferragamo, Prada, che lancia il progetto di Coppa America con Woolmar, che è straordinario, Sterling Ruby, che è un artista americano. Quindi in qualunque angolo, con qualunque sfaccettatura si guardi, è una manifestazione come non è mai stata in passato, forse anche grazie ai 30 anni di Pitti Immagine. Nardella ha sottolineato che partiranno i lavori per il recupero e la valorizzazione del polo fieristico della Fortezza d'Abasso. La progettazione è finita per quanto riguarda la riqualificazione delle mura, possiamo cominciare i lavori l'anno prossimo. Nel 2021 cominceremo invece i lavori degli altri padiglioni, e dunque sarà questo il mandato decisivo per la riqualificazione del polo congressuale fieristico più bello e attrattivo d'Italia. E in vista dell'edizione numero 100 di Pitti, metterò a disposizione come città di Firenze le nuove rampe del Poggi, restaurate come scenario inedito per un grande evento di moda.